Tanti anni fa, ma proprio tanti tanti tanti, Franco Cardini era un nome familiare solo ai medievisti. Poi il suo nome è diventato celebre anche tra i non addetti ai lavori. I suoi saggi e i suoi articoli sono stati letti da tantissime persone e quindi non c'è bisogno che vi spieghi chi è come sto storico, saggista e libero pensatore. Però oggi voglio dirvi due cosine sul Cardini romanziere. Cardini nel Medioevo è nel suo elemento, evidentemente, ancora di più quando si tratta di crociate, argomento al quale ha dedicato molta parte della sua vita, dei suoi studi, e anche i luoghi delle crociate li conosce benissimo, non soltanto per averli studiati, appunto, ma anche per averci viaggiato, lavorato a lungo in certi periodi della sua vita. Quindi, quando nel 1997 era uscito L'avventura di un povero crociato, io l'avevo comprato subito. Ero nel pieno del mio trip medievista da medievista personale. Stavo facendo un dottorato su un codice di epoca medievale comunale, di epoca comunale lombarda, quindi immaginate il mio entusiasmo. Qui tutto nasce da uno scritto, da un manoscritto, ma non l'invenzione letteraria stile Manzoni, stile Umberto Eco, no. È una pergamenina vera, piccola piccola, un documento conservato in archivio di Stato a Firenze, nella quale si accenna ai servizi resi da un certo Rimondino al conte Guido il Vecchio alla fine dell'undicesimo secolo, in Gerosolimitano itinere, che vuol dire durante la prima crociata, alla quale probabilmente suddetto conte partecipò solo in parte, c'è anche chi sostiene che non vi partecipò affatto, ma tanto è bastato al bravissimo, mitico Cardini per scrivere una bella storia. A proposito di questo romanzo, Cardini ha scritto una cosa che merita secondo me di essere sottolineata, almeno da me, perché la sottoscrivo volentieri, e dice: qua e là mi è capitato di avere la sensazione di toccare la verità della prima crociata e diciamo così di sentire il suo odore più da vicino di quanto non mi sia accaduto quando l'ho avvicinata con i soli strumenti della ricerca storica. Lo capisco benissimo, scrivere un romanzo storico è esattamente così. Tra l'altro nel 97 mai e poi mai mi sarei immaginata di scrivere io stessa un romanzo storico partendo da una pergamena milanese nel mio caso e di finire anch'io invischiata in storie d'oltremare, tra reliquie trafugate tra Unione a Costantinopoli in fiamme, principesse ed eunuco di Damasco, pirati saraceni, escene a Milano, in Sant'Ambrogio, a Venezia, coi Templari, la Francia, tutto. Vabbè, 149 anni se avete voglia leggetelo. Un piccolo seme me l'avrà piantato anche questo libro di Cardini, tornando al quale devo dire che rileggendolo recentemente ho avuto conferma del mio ricordo di un bel romanzo, inevitabilmente molto colto, ma mai pedante, lungo giusto. Da par suo Cardini ha evitato premesse e preamboli e ha rimandato alla fine del romanzo 3 pagine intitolate al lettore, in cui dice quello che sentiva di dover dire. Poi c'è qualche altra pagina di note, giustamente anche queste relegate in fondo perché avrebbero disturbato il fluire della storia. Poi quelli come me pazzi sono andati a leggersele subito, ma quelli sani di mente suppongo che si godano il romanzo senza bisogno di interrompere in continuazione la lettura. Cardini racconta in questo romanzo 3 anni di viaggi, di battaglie, di avventure, di violenze, di sofferenze, di massacri, di infamie, di fede e di amore. C'è tutto. Si respira l'odore biblico ed eterno di Gerusalemme, si sente il puzzo del sudore del sangue in battaglia, si intuiscono le piaghe della lepra e si prova pietà, pietà per tutti, chierici, scudieri e pellegrini. Si cammina per le strade polverose della Terra Santa insieme a Rimondino, si ode il clangore delle spade, si rimirano al temore e lo sguardo si perde nel Mediterraneo. Si assiste alla storia da dentro e da fuori. Dicevo che l'autore ha evitato premesse e preamboli rimandando alcune osservazioni alla fine, però all'inizio del romanzo, oltre a una mappa di Gerusalemme, del Mediterraneo e poi di Gerusalemme, ha messo dei versi di T.S. Eliot che sulle crociate dicono più sulle crociate e su quell'epoca di quanto non dicano tanti libri di storia. Perché dice: la nostra è un'età di virtù moderata e di vizio moderato in cui gli uomini non deporranno la croce perché mai l'hanno presa. Meditate su queste parole perché hanno un peso specifico notevolissimo. Alla prossima storia.